Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare un video fai da te che, come sempre, sono in ritardissimo. È un progettino che è nato sui social in questo periodo un po' particolare che stiamo vivendo ed è appunto semplicemente si va a realizzare un arcobaleno con abbinato l'hashtag Andrà tutto bene, che è appunto un progetto che serve per dare un po' di speranza, un po' di serenità alle persone in questo periodo che stiamo vivendo. E se andate a vedere questo video più avanti con gli anni, potete comunque realizzare questo progetto ed utilizzarlo come decorazione per la casa o per la camera, insomma, è molto carino, è molto bello anche per la primavera, insomma, la Pasqua. E niente, vi lascio il video, ricordatevi prima però di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vi lascio al tutorial. Bene, bene, dunque cominciamo. Allora, per realizzare la mia nuvoletta arcobaleno ho utilizzato semplicemente della stoffa con vecchie magliette che avevo macchiate e bucate, un cartoncino bianco, ma voi potete utilizzare benissimo uno scatolone e dei colori. Dunque, come prima cosa vado a prendere il mio cartoncino, che appunto il mio è già bianco, ma voi potete utilizzare anche uno scatolone, insomma, il cartone di uno scatolone, e vado a realizzare la sagoma della mia nuvola. Io ho deciso di utilizzare per colorarla i miei pastelli acquerellabili, di cui ho fatto il video in cui li provavo con voi la prima volta poco tempo fa. Casomai vi lascio il link giù nell'info box o qui nel pallino informazioni. Appunto, vado a realizzare la sagoma della mia nuvola e poi vado a marcare di più i contorni utilizzando diversi colori di azzurro, appunto, di diverse tonalità, partendo dal più scuro e passando poi per un colore azzurro intermedio ed infine uno più chiaro. Tutto questo l'avevo fatto per poi poter acquerellare i miei pastelli, ma soltanto mentre mettevo l'acqua mi sono resa conto che questo cartoncino che avevo scelto sì era bianco, ma non era per niente adatto per acquerellare i colori perché ha assorbito tutta l'acqua come una spugna, ma non importa perché comunque, andando ad utilizzare l'acqua, ho marcato ancora di più i bordi della mia nuvola, quindi alla fine, va bene così, anche se non sono riuscita a creare la sfumatura che avevo in mente, ecco. Una volta passato bene bene, l'acqua sui miei pastelli acquerellabili, ma voi potete utilizzare ovviamente quello che volete, gli acquerelli, le tempere, i pennarelli, i pastelli, quello che volete. Vado a realizzare il visino della mia nuvoletta e quindi vado a creare due occhietti, la bocca con il pennarello nero ed infine due guancette con il pennarello rosa. Questo è insomma per renderla un po' più carina. E poi vado a ritagliare la sagoma della mia nuvola. Io, intelligentissima, ho voluto provare ad utilizzare la forbice, non vi dico le comiche, insomma, per tagliare questo cartoncino bastava semplicemente che io utilizzassi una taglierina e avrei evitato un sacco di problemi e di sicuro ci avrei messo di meno. Dopodiché sono andata a prendere. Stavo parlando del presente o del passato? Vabbè, continuiamo così. Vabbè, continuiamo come ci capita. A questo punto vado a prendere le mie vecchie magliette bucate e macchiate. Ho scelto 5 colori molto forti: l'azzurro, il verde, l'arancio, il rosa e il giallo, e anche qui vado a tagliare delle strisce con la mia forbice che non taglia un piffero, e anche qui sono diventata matta a fare le strisce, ma pazienza. Strisce più o meno di 7 cm, ma ovviamente voi fate la misura in base alla vostra nuvola. Ovviamente se fate una nuvola grande farete delle strisce lunghe e spesse, se fate una nuvola piccola le farete più fine, insomma fate come volete. Io ho scelto di utilizzare la stoffa, ma anche qui se non ce l'avete utilizzate quel che avete. Ok, qui ho finito di ritagliare le mie strisce di stoffa, però mi è venuto in mente che mi sono dimenticata del nastrino per il gancetto, quindi vado a tagliare un pezzettino di nastrino e lo vado a incollare dietro la nuvola con della colla a caldo. A questo punto
Allo stesso modo vado ad incollare anche le strisce di stoffa colorate, quelle che formeranno appunto l'arcobaleno. Vado prima a posizionarle per decidere come metterle. E vado a creare appunto l'arcobaleno con i colori. Dopodiché ne vado ad incollare uno alla volta, sempre con la colla a caldo. Quindi sono partita dall'azzurro, il verde, il giallo, l'arancio ed infine il fucsia. Ed ecco qua la mia nuvoletta arcobaleno è finita. E niente, con questo è tutto. Io spero che la mia versione dell'arcobaleno vi sia piaciuta. Se avete già provato a realizzare questo progettino, fatemelo sapere sotto nei commenti. Ditemi anche che cosa ne pensate di quello che è, insomma, la mia versione di questo progetto. E aspetto sotto di rispondere a tutti i vostri commenti. Se volete, potete mandarmi la vostra versione e io la pubblicherò in uno dei prossimi video o nei miei canali social. E niente, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace al video e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!